due, tre, ma scusi, lei è la casa. Vai a me. Ah, io non glielo. No, io tengo. Che la tarantella, la taranta, hanno origini antichissime, vengono dalla Magna Grecia, dove insomma si faceva questo tipo di musica con il terzinato del tamburo durante i riti dionisiaci, no? E poi sono arrivate fino ad oggi grazie alla magia di questa musica fantastica. Naturalmente si sviluppa di più nel Salento, nella Murgia, nel Tarantino e in tutta la Puglia. È una musica liberatoria, magica. Che la pizzica è leggermente più veloce rispetto alla tarantella. La tarantella è più allegra, è più felice. La pizzica ha qualcosa che ti arriva proprio dentro, in quella che è la parte più nascosta e più interiore che abbiamo, che ha ognuno di noi. Cioè, tutti quanti ci abbiamo qualcosa che nascondiamo. Con quel tipo di musica arriviamo proprio lì, dove dobbiamo arrivare. E quello poi ti libera e ti dà la felicità. Lo strumento principale di questa musica qua è naturalmente il tamburello. Il tamburello perché c'ha questa forza con le sue frequenze di arrivare alla testa, al cuore e allo stomaco. Alla testa coi sonagli, al cuore per il ritmo e allo stomaco col colpo del basso. Questa musica ha aperto tutte le feste, apre, è il primo gruppo musicale che apre la festa del paese, la festa patronale, e poi la chiude in realtà con la processione. È in testa la processione, è quella che porta il clima di festa. La bassa musica è uno stato d'animo, crea uno stato d'animo positivo. Se non c'è la bassa musica, non c'è la festa. E com'è? Il maestro Gigino Galato, no? È la colonna sonora di tutte le feste patronali del paese. Dal 45 in poi, ancora sì. Tanti anni. Fallito dalla prima generazione, stiamo alla quarta di loro, che loro vengono assieme a me. Quando ero bambino, insomma, mi mettevo sotto la cassa armonica, suonavo il tamburo, mi beccavo il cazziatone
di tutti questi vecchietti, però stavo là, la suonavo, mi piaceva sentire la musica, la Turandot, questa cosa magica, era sacra, questa sacralità che si creava. Io mi chiamo Dominique e sono un musicista di musica popolare pugliese. Quando facevamo le feste in campagna era semplicissimo, c'era il trullo, mio nonno, poi mio padre, che si mettevano là, spiedini, carne, pollo, focaccia, la nonna trumbava focaccia, perché si dice trumbava focaccia, mangiavamo focaccia, pollo e musica e divertimento, ma proprio tanta libertà. Io avevo questa cosa che quando si stava in campagna era tutto bello e positivo. Sempre, poi ognuno tornava a casa sua, c'aveva le cose sue, ma quando si stava insieme si creava questa magia. Noi invitavamo ospiti, amici, cose, la gente poi quando andava via, che era finita la vacanza, sì, stava male, perché si creava lo stato d'animo, uno stato d'animo positivo. Infatti poi quando mi sono rimesso a fare musica popolare, l'obiettivo era proprio quello, creare lo stato d'animo, cioè uno stato d'animo positivo. Positivo è semplice, con quattro cose, cioè non ci vuole niente a creare la positività. Oggi la musica ci arriva da tutte le parti, in ogni momento, in ogni situazione. Prima la musica era quella che suonava il musicista, il musicante del paese, ed era quello che, la musica per te era quello che sapeva suonare lui, era quello. Poi non eravamo abituati con l'orecchio al volume, a quel tipo di volume, quindi quando partiva il tamburello, bam, era una botta, bam, 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 bam. Le tarantate erano queste donne che venivano morse dal ragno, dalla tarantola. In realtà erano donne che avevano un po' di problemi che oggi chiameremo problemi di depressione, no? Di esaurimento nervoso, perché insomma la vita delle donne all'epoca non era così agiata. Le donne lavoravano in campagna, poi tornavano a casa e si erano sposate casomai con un marito che non volevano, e quindi vivevano tutta questa situazione qua. A un certo punto si facevano pizzicare dalla tarantola e arrivava sto momento qui. L'unico modo che c'era per guarirle era la musica, perché questo ritmo frenetico aiutava a liberare tutte quelle che erano le energie negative. Solo con la musica si veniva a capo di questa situazione qua, altrimenti erano persone perse, quindi si recuperava la gente con la musica. Faccio parte di un gruppo che si chiamano i Terra Ross, cioè noi siamo i Terra Ross, facciamo musica popolare pugliese, la portiamo in giro per il mondo, ma soprattutto la suoniamo per i cittadini nel mondo qui in Puglia. Pizzicarella mia, pizzicarella, pizzicarella mia, pizzicarella. E cerchiamo di comunicare condivisione. La condivisione di momenti, la condivisione di momenti insieme, perché comunque quando si condividono dei momenti insieme è sempre una cosa bella, anche poi è una cosa che si sta perdendo, che si perde. Io lo dico sempre durante i nostri spettacoli, questo è condividere, diamoci la mano, stringiamoci le mani, si condivide la felicità di quel momento, è una sensazione, capito? Che non la puoi comprare, non la puoi vendere, si crea, si deve creare, e quella è la magia. Grazie alla musica, grazie alla musica popolare. La festa del borgo è uno stato d'animo. In questo contesto dove la pugliesità viene, diciamo così, valorizzata ai massimi livelli, noi ci mettiamo la ciliegina sulla torta, che è quella che la musica
no coro ogni volta nu turmente ti piglia tutta turna e furintra ma mienzo core sciuti in danna fosse terra rossa in dallu cora quando chiove Gesù sola terra rossa si alza lo vende ci d'angappa inganna da te lo turmienta terra rossa sora meia ca te feci a sta meia ca te debbo la mangia e nu cora che batte forte si fa me nu cora che batte forte si fa me se è una di quelle dimensioni che ricordano molto la mia infanzia, cioè questa festa magica dove tutti venivano avvolti da questa bellezza molto semplice, essenziale, ma molto carica di energia positiva, fresca, di questa magia, di questa proprio magia che si crea. Per amore della propria terra, per amore di quello che è, guarda, ecco. Com'è rossa questa terra, che è una terra generosa, che è una terra fantastica perché cresce di tutto, se la alimenti, altrimenti può essere una terra arsa, una terra veramente che ti ammazza se la trascuri, proprio come la Puglia, è la nostra terra rossa, è la nostra madre terra rossa. Terra rossa sora meia, la dove ci asta meia, la dove pura panze, e nu cor che batte forte si fa me, nu cor che batte forte si fa me, nu cor che batte forte si fa me. Las Vegas. Nowhere else. Palazzo Nello, nowhere else. Urlare i locchi e poi entri qua, cambia tutta la dimensione. Ti trovi?